al 27esimo l'episodio dell'espulsione di Pellegrino per doppia ammonizione. Pellegrino commette fallo sulla tre quarti, commette fallo su Dantò, fallo da ultimo uomo, l'arbitro ammonisce il giocatore già ammonito in precedenza e viene quindi espulso. Lodigiani in 10 uomini, ma è al 43esimo che la Lodigiani va in vantaggio. C'è la rete di Pantano, una punizione sulla sinistra dell'area di rigore della Battipagliese, punizione, passaggio filtrante all'interno dell'area di rigore di testa. Pantano riesce a mettere nel sacco. Un minuto dopo Dantò ha subito la possibilità di pareggiare. C'è una palla filtrante in area di fonte per l'attaccante delle Zebrette che tira, però il portiere respinge in angolo. Al 47esimo l'episodio del rigore per le Zebrette. In area viene atterrato Dantò, l'arbitro non ha dubbi, indica il dischetto del rigore. A questo punto ci sono le proteste dei giocatori della Lodigiani, il dischetto del rigore, data la pioggia, non è più visibile. Viene fatto quindi mettere all'interno del campo e all'interno del cerchio dell'area di rigore del gesso per rifare appunto il segno del dischetto. Ci sono ben 7 minuti di attesa e Di Baia pronto a tirare il calcio di rigore, forse anche innervosito da questa lunga attesa, tira e si fa parare il tiro dal portiere della Lodigiani. Andiamo quindi al secondo tempo, la Battipagliese tenta quindi di riuscire a pareggiare le sorti della gara. All'ottavo testa per la Lodigiani, si imbolla da solo verso la porta, salta Mattia, tira ma la palla si ferma in una pozzanghera davanti proprio alla porta difesa da Mattia. Tenta un cambio Chiancone che dalla panchina ordina ai suoi di andare più in attacco, un cambio Giuliano, un centrocampista per un attaccante, entra Neroni, 3 punti per le Zebrette. Al 21esimo Arioli tira dopo un passaggio in aria ma la palla finisce in angolo e al 24esimo c'è il pareggio delle Zebrette. A pareggiare appunto capitano Schettini, dalla sinistra De Rosa salta un avversario, cross al centro, Fonte al centro dell'area di rigore, lascia la palla per Schettini che da fuori area batte Tombellini. Per la gioia dei tifosi il pareggio delle Zebrette.